Siamo con mister Loreneo, allenatore dell'Aquila 1927, una chiamata tra virgolette a sorpresa, c'erano stati già dei contatti mister, ora però è tornato in campo, davvero sul serio c'è bisogno di mettere benzina nella testa più che sulle gambe? Sì, come ho detto poc'anzi, l'aspetto mentale riveste un'importanza fondamentale. È chiaro che a qualsiasi livello, in qualsiasi posizione di classifica ci si trovi, l'aspetto mentale è determinante in tutto, non perché quello tattico e tecnico non lo sia, ma sono diciamo oggettivamente modificabili e modulabili. Quello mentale è un aspetto molto più astratto e il quale necessita di sicuramente di più attenzione. Mister, arriva all'Aquila con una finale di Coppa Italia appena conquistata, però c'è un campionato che ancora vi aspetta, ancora vi attende, naturalmente deve fermarsi l'Avezzano insieme al Giulianova, altrimenti si riducono le speranze. Noi dobbiamo guardare in casa nostra, nel senso che non abbiamo alternative a fare il massimo. Poi quello che succede, se succede, gli eventi delle altre squadre sono conseguenziali al nostro tipo di approccio. Se il nostro approccio sarà positivo, prendiamo quello che viene, ma di certo non ci mettiamo a tirare i piedi ad altre squadre, noi pensiamo a lavorare per noi stessi. Mister, glielo ho chiesto in conferenza, caratterialmente quando era giocatore ha fatto vedere tante, tante cose belle, ma non solo caratterialmente. Ora sulla panchina, su questa panchina, come si atteggerà, che tipo di atteggiamento appunto avrà nei confronti di tanti calciatori che hanno conosciuto categorie molto più importanti? Ma l'atteggiamento credo sia un patrimonio innato della persona. Modificare l'atteggiamento significa fingere sostanzialmente, e lo si può fare per un tempo limitato, dopodiché diciamo l'uomo, la persona viene fuori, quindi è inutile nascondersi. Io la squadra, ho avuto già qualche giocatore della squadra, sanno come sono fatto, oggi già ci siamo chiariti, quindi non credo poi ci siano problemi di sorta, la squadra è pronta a tutto, i ragazzi sono agguerriti, quindi non credo ci siano problemi. Insomma. Mister, l'ultima e poi la lascio, cosa ha chiesto la società? Di continuare ovviamente il percorso in Coppa Italia a livello nazionale e poi di tentare il tutto per tutto in campionato ovviamente. Ma una società come l'Aquila Calcio non chiede, quando vieni qua già sai, non puoi far finta che la società non voglia o non chieda. Se accetti l'Aquila, accetti la pressione, accetti il modo di operare della società che vuole il massimo, raggiungere il massimo, che vuole il massimo, qualsiasi esso sia. Di conseguenza, prima ti ho parlato degli allenamenti e ai ragazzi l'approccio è stato questo. Il massimo si inizia a dare dal giorno di allenamento per poi arrivare alla domenica e alle altre gare. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie.